libro nasce dalla voglia di raccontare uno dei luoghi più conosciuti, più amati, sicuramente più visitati della storia dell'arte occidentale, attraverso le passioni e le azioni concrete degli uomini che l'hanno realizzato. La Cappella Sistina è un monumento che nasce nell'arco di un secolo. Ci lavorano naturalmente i grandi artisti protagonisti di una rivoluzione dello stile, da Perugino a Raffaello, passando per Michelangelo. Uno degli aspetti più interessanti del libro è la competizione tra Michelangelo e Raffaello e le condizioni difficilissime in cui lavora Michelangelo, che ricordiamolo, quando viene incaricato della pittura della Volta Sistina non è un pittore, è uno scultore. E Raffaello, a sua volta, quando viene incaricato degli arazzi, deve fare i conti con il Michelangelo sopra la sua testa. Quindi, diciamo, nel complesso di storie che si intrecciano in questo luogo, la storia della competizione tra questi due giganti del nostro Rinascimento risulta forse uno degli aspetti più avvincenti, appassionanti, almeno credo, perché lo è stato per me. Questo libro era un'occasione anche per me di ripercorrere la storia di questo monumento, che anche per noi storici dell'arte è sempre stato un po' un'astrazione, tante diverse immagini galleggiando in uno spazio non definito. Il libro finalmente permette all'appassionato di arte di dare senso non più a delle immagini separate, ma di dare senso a un luogo che è anche il luogo più importante della nostra storia.